せーの、パキュン。言葉はあなたが思っているよりも強い。Non riesco a credere che una persona abbia fatto una cosa del genere. Che problemi ha sta persona, veramente? Ma che schifo. Una persona così la metterei in galera, sinceramente. Ciao ragazzi, allora, io non avevo intenzione di fare un video oggi, tuttavia ieri mi è arrivata una notizia che mi ha davvero spezzato il cuore. Sto parlando della notizia al riguardo di Hana Kimura, una 22enne wrestler che era anche protagonista di un reality show chiamato Terrace House, che è morta proprio ieri. Nel suo ultimo post che ha messo su Instagram c'era una foto di lei con un gatto e il messaggio: ti amo, vivi una vita lunga e gioiosa, mi spiace. Il fatto che si sia tolta la vita, presumibilmente per cyberbullismo, è veramente una cosa grave e davvero triste. Lei ha partecipato a questo reality, come vi dicevo, in cui lei interpretava la parte dell'antagonista, ma si sa, questi reality sono fatti un pochino a tavolino, quindi le hanno probabilmente fatto recitare un ruolo per far sì che il programma fosse interessante, tuttavia molte persone le hanno inviato degli insulti e delle minacce di morte. Ragazzi, è davvero triste come il bullismo comunque possa portare delle persone a fare degli atti del genere. Pensate che da un sondaggio dell'UNICEF sembra che un bambino su tre in 30 paesi abbia dichiarato di essere stato vittima di bullismo online. Per fare questo video avrei voluto leggere qualche tweet di giapponesi, ma il tweet che più ha fatto il giro, che più è diventato virale, è il video di questa persona veramente ignobile che... Vabbè ragazzi, vi metto un pezzettino del suo video perché non riesco nemmeno a ripetere quello che lui ha detto. Ma vi rendete conto? In una situazione del genere c'è stato chi ha deciso di prendere la telecamera e filmarsi in quel modo. Io davvero non ho parole, cioè... Davvero la gente non si rende conto di quanto comunque dei commenti che voi scrivete online possano influire sulla vita delle persone. Un altro tweet che ha girato veramente molto in questi giorni è stato anche questo video in cui dicevano di pensarci se è veramente ok premere quel pulsante invio. Sapete, voi non ci pensate, ridendo e scherzando, magari esprimete delle opinioni, soprattutto online, soprattutto i giapponesi, ma in realtà non solo i giapponesi, è un po' una questione che riguarda purtroppo tutta l'umanità. Però sapete, i giapponesi hanno questo onne tatemae. Onne sarebbe il loro vero io e tatemae è quello che invece mostrano una specie di maschera per non rovinare, diciamo, l'aria e l'atmosfera in determinate situazioni. Tuttavia alcuni giapponesi, ovviamente, perché il Giappone è un grande popolo e non voglio che queste persone definiscano un popolo del genere, perché queste persone sono solo degli animali, ma non degli animali. Gli animali non si comportano in questo modo, sono solo delle persone veramente viscide, inutili, proprio schifose, e veramente io trovo disgustoso che ci siano persone che abbiano questo coraggio di scrivere questi commenti e queste minacce a persone, perché voi non vi rendete conto che dall'altra parte dello schermo c'è una persona e è davvero triste. Ragazzi, questa ragazza aveva solo 22 anni, aveva tutta la vita davanti. Era comunque molto conosciuta in Giappone e sono sicuro che avrebbe avuto una brillante carriera. Tuttavia non è stata abbastanza forte e queste persone schifose sono riuscite a vincere. Spero che in qualche modo si potrà fermare o comunque arginare questo bullismo, perché veramente non se ne può più di sentire storie del genere. Io spero davvero che queste persone che hanno avuto il coraggio di scrivere o dire determinate cose a una persona come Hana Kimura, fosse per me li metterei tutti in galera e li farei ragionare sulle loro azioni. È inaccettabile una cosa del genere. Ragazzi, veramente, c'è quel video...
mi ha fatto veramente male, cioè la notizia è stata tristissima vedere quel video di quella persona. Spero che non succederà più. Io ragazzi vi mando un saluto e ciao.